siamo. Oggi si inizia l'università. Sbagliando l'autobus, siamo già in ritardo. Grande! E ora bisogna correre. Forse ci si è fatta. 4, 2, no, quello è il secondo piano. E 2 c'è scritto. Lì davanti 18-19. Parliamo troppo presto. Tre ore di analisi andate. Come sono andate? Malissimo. Come malissimo? Inizia col botto. Sono fatti un po' di vettori, cose easy. Comunque facciamo architettura, ancora l'avevo detto. Sì. Architetti gang. Si fa un pranzettino e poi si riattacca per altre 5 ore. È finita la pausa e adesso si va incontro a 2 ore di materiali ed elementi costruttivi. Niente, ci hanno burlati, non c'è il professore. Materiale di elementi costruttivi, non si fa. Siamo arrivati a Santa Maria del Fiore, in questa ora di buco. Quindi, tanta roba. Dai, un giorno anche noi costruiremo cose così. Certo. Ora, 3 ore di storia dell'architettura e poi si è finito. Conto di questa prima giornata di università. È stato meglio del previsto. Mi aspettavo una giornata molto più intensa, con delle lezioni molto più difficili da seguire, ma in realtà non differiscono troppo dalle lezioni che facevo al liceo. Il corso è diviso abbastanza bene, infatti non siamo neanche troppi in classe, siamo massimo penso 60, suddivisi in 3 classi in ordine alfabetico. E niente, ora vediamo come va avanti. Già il 10 dicembre abbiamo un esame di storia dell'architettura, già bello fissato, bello lì pronto. Questo cambiamento da liceo a università non è stato così traumatico, è già buona come cosa, e quindi vi aggiornerò più avanti come prosegue la situazione all'università. Per ora vi saluto.